Marco Mazzoli contro il GF VIP, bordello, troppo trash io senza finzioni e l'insegnamento di Pier Silvio Berlusconi. Marco Mazzoli definisce troppo trash l'ultima edizione del GF VIP. Le dichiarazioni del conduttore radiofonico non lasciano scampo a fraintendimenti. Non guarda più il programma perché non ha gradito la mancanza di realtà e sincerità. Quella che all'Isola dei Famosi ha invece la possibilità di dimostrare. Ecco le dichiarazioni di Mazzoli contro i vipponi del GF VIP. Ci è stato il bordello a Grande Fratello VIP appena finito perché era troppo trash. Hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Nuis. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality, spiega Mazzoli a Elena Prestes. Marco Mazzoli non si smentisce. Con le sue parole sempre molto dirette nei confronti degli altri concorrenti. L'amore per la moglie dimostrato al programma di Lari Blasi e il rapporto con Paolo Nois. Altro concorrente di spicco dell'Isola dei Famosi, ha siglato il suo successo anche sul piccolo schermo. Il conduttore dello Zoo di 105 Ettari poi ha spiegato che la troppa finzione dimostrata dai concorrenti dell'ultimo GF VIP. Ha cambiato il suo modo di considerare il programma, pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi, ma ci sta. Adesso sono arrivati alla 90ª edizione. Ma che scatole, chi se ne frega? Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Sul rapporto con il suo collega e amico Paolo Nois afferma, io e Paolo non sopportiamo le cose finte. Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui, poi uscirò. Marco Mazzoli ha dunque deciso di seguire l'insegnamento di Pier Silvio Berlusconi, che ha bocciato alcuni candidati naufraghi per evitare che l'Isola dei Famosi divenisse troppo trash.